E alla fine la stiamo tutti insieme, sicché io volevo stare Eclipse, ragazzi. Terzo e quarto posto. Chiedo informazioni. Ok. Mamma mia. Scusate l'intromissione di Sdrusodo, ma a questo brutto vizio di unirsi dove vede una mia lobby. Aspetta. Ma noi adesso dobbiamo castare Eclipse, non ho capito. Io volevo stare Eclipse, la finale. Ma ci stanno pure questi, stanno a fare terzo e quarto posto. Loro fanno terzo e quarto posto, mentre Eclipse contro Ronin dovrebbero fare Vabbè, dai, primo e noi castiamo il secondo, terzo e quarto, giusto? dai. Poi andiamo di là, che tanto questo è BO1. Ok, go go. Ah, venite, oh, venite. Dacci vostro. È già Vabbè. partito? Sì. Vabbè, Ah, beh, chi ci allora. sono? Al massimo vai a vedere la partita che fa. Cosa? Che fanno Eclipse. Eclipse e quell'altro, così ci tieni aggiornati. E tanto qui è BO1, casuale contro Protoss. Pensavo che eri in lobby, lol. Comunque, vestigia di Bashir per questa finale, terzo e quarto posto tra il re dei casuali, cattivissimo in arte Caccapuzza e. Cacapuzza. Ricordiamo che Cattivissimo in realtà è un giocatore del team MG Esports Sì. e che sta prestando il suo account al mondo per fare questa Ethnomics, quindi lo ringraziamo anche, che Sì. l'organizzazione è tutto merito suo. Dunque, allora, attualmente vediamo nell'angolo in alto a sinistra, cattivissimo in arte Caccapuzza, giocatore silver che un eroe del Bronzo. monobase, bronzo, silver, non so bene. Comunque gioca sempre a monobase. Megalegno. Mentre Megalegno. nell'altro angolo troviamo Sarkyrox, un giocatore Kairox. Protoss, anche esso penso argento, gold, non so, bronzo, che ha iniziato abbastanza in modo strano perché ha mandato questa probe subito, subito a scoutare, insomma, startup. Allora, cerca di distruggere il pilone colpo dopo colpo. Sì, lo E chi se ne frega se l'altra sonda lo uccide. colpisce a vicenda. Intanto ha lasciato anche due probe in sciopero. Vediamo un po' se mette giù due gate. No, che cosa vuol fare? No, forgia più gate, mi sa. Una forgia? No, la forgia e basta. No. Dall'altra parte invece abbiamo, ecco, il primo portale adesso. E forse il secondo? Sì, ecco il secondo portale. Sì, secondo portale. Certo, una start molto, molto safe da parte di Sarkyrox. Mentre dall'altra parte, subito molto aggressivo, il giocatore Protoss Cacapuzza. Che sostanzialmente con questi due gate. con questi due gate farà subito Con una pressure questo. importante. Ah sì, Comunque, io ho questo giocatore raggiunto. Protoss, il fatto che si chiami Cacapuzza non c'entra nulla con la razza. Infatti, io ho raggiunto intanto Eclipse che gioca contro Ronin, quindi dovrei darvi anche informazioni dirette su questo game, che ricordiamo invece questa è la finale per il primo e il secondo posto. Vediamo Eclipse giocato su Aghilon, ha giocato questo game, Eclipse giocatore Platino Tern contro Ronin giocatore Silver Zerg. Intanto Forgate retto da un solo pilone e naturalmente, ma che, wallato praticamente dentro? No, 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 ci sta uno spazietto No, no, per no, no, uscire. c'è tutto il canale davanti. Sì, Più che infatti. altro senza centro cibernetico, quindi niente gas, quindi monozeloti for the win. Mentre dall'altra parte abbiamo a Cannoni. difesa 2
due cannoni fotonici, un pilone che li sorregge, due piloni adesso. Viene messo adesso il portale e il gas, che però è inutilizzato. Sì, due cannoni dovrebbero bloccare la massa Zealot. Certo, vabbè, a meno che non è un numero proprio elevatissimo. Più che altro, senza il centro cibernetico non può fare la ricerca del portale dimensionale, quindi insomma, ma soprattutto neanche il nucleo della nave madre, che sì, è molto come struttura difensiva, come unità difensiva, è molto utile. E niente, qui no, inizia a mandare sonde dopo sonde per scautare. Parlate una alla volta, bambini bravi. No, ma semplicemente una alla volta, alzate la manina. Leo, alza la manina. Semplicemente qui Cacapuzza deve superare i cannoni senza attaccarli ed andare direttamente in mineral line. Cioè, il suo avversario non si può difendere in alcun modo, a mio avviso. No, boh. No, non ha cannoni vicino alla mineral line. Ha messo adesso il centro cibernetico, ma non... sta evocando adesso un altro Zerota, sì, un altro cannone a fare da ecco. Ora, se è sciocco Cacapuzza, cioè attacca i cannoni. No, che dove va? Dietro. No, perché? Perché? No, vabbè. Li distruggeva, ma vabbè. Crazy game da parte di Cacapuzza, che a questo punto boh, vabbè, non ha osato. Poteva arrivare benissimo terzo con questa pressure, cioè, perché chi vince questa diventa terzo. Attenzione, scelta incredibile, due centri cibernetici per Sarkyrox, che a questo punto diciamo cambia tutte le leggi del PvP e decide di creare due centri cibernetici. No, vabbè, questa cosa mi mancava. Ma guardate quanti Zealot! Fortunatamente non sono a vedere. Siamo a portale stellare, è ovvio che tenderà a fare un mass void. Void. Sì. Incredibile, davvero. Andando a discussioni, le Fenicie fanno poco, gli Oracle è un po' tardi, o mettere il faro della flotta oppure fare le Void. Due vediamo Eclipse che cibernetici, epico proprio, che fa un cuoricino che mi permette le veste CV in follow aspettando di creare l'espansione, fa un cuoricino con qualcosa Eclipse. Non so se è per trollo, perché cos'altro. Tanto ecco, infatti viene creata adesso la prima Void da parte di Sarkyrox, e dall'altra parte invece Monozeroti, cioè non c'è un... C'è il nucleo della nave madre, chiaramente. ma bisogna però vedere che entrambi i giocatori sono di nuovo monobase, quindi cioè... Diciamo che cattivissimo in arte Cacapuzza non vuole assolutamente. Ma dovrebbe essere a suo agio. Prendere dovrebbe una seconda. Dovrebbe essere a suo agio monobase Cacapuzza. Certo, a suo agio sì. Ma infatti Cacapuzza è tranquillo, è Sarkyrox che invece ti preoccupa, non capisco. Sì, non lo vedo molto portato per il monobase, cioè, bisogna averci un po' di skill. Abilità. Sì. Infatti Sarkyrox va a cercarsi la sua espansione in terza. In terza? Cioè, il posto peggiore. Dove... Vabbè. Cioè, io penso che nemmeno alle Blue Cup c'erano questi game, ragazzi. Che anche lì. Intanto comunque ci tengo a dirvi che Eclipse sta optando per un game di Mac, molto probabilmente. Ha già creato due fabbriche, della quale una sta per uscire, le Helion, in quanto al reattore, penso farà Helion, mentre il suo avversario al momento sta fast teccando a Tana, e vedremo se sarà un fast move a due basi, perché è soltanto a due basi. Ogni tanto faccio telecronaca anche dell'altro match. Fai bene.
Niente, qui sostanzialmente, ecco, Sarkairox sta ammassando truppe, Stalker e Lance del Buono, mentre dall'altra parte Stalker e Zeloti per Cacapuzza, che a questo punto che a questo punto sembra optare per una start piuttosto semplice. Attenzione, ha preso una seconda base, non me ne ero accorto, incredibile. Incredibile. Attenzione, Quando mi no, stai perché è parlando della crashato nuda di un Sarkairox. clone, invece è un expert. Sarkairox mi sa che è crashato. Sarkairox. Attenzione, momento di sclero per No, lui. No, si è no, ripreso. si salva, Si è dai. ripreso. No, ha preso una seconda base, non ci credo, esattamente a 12 minuti. Quindi ottimo, ottimo davvero per Cacapuzza, che a questo punto andrà di macro. Cosa a lui sconosciuta. Io lo scusate, non ce la fa, non posso sentirlo sta roba. Cioè, io lo sento e rido, vi chiedo perdono ragazzi, a chiunque stia ascoltando lo streaming, a chiunque mi prenda per uno streamer minimamente decente, ma io no, non ce la posso fare. No, non si Cacapuzza preoccupa, ma non lo neanche reggo, non lo reggo, basta. io prima riuscivo a dirlo, dai. Lo chiamava piuttosto cattivissimo. Siamo caduti troppo in basso, Xela. Da Ciotto a Cacapuzza, vabbè. Infatti. Vabbè, ma castiamo Intanto anche volentieri loro. vorrei far notare il nucleo della nave madre che va, il famoso nucleo della nave madre Scout, che si riferma a pochi centimetri dalla base Certo, ma ora avversaria, viene prontamente mosso e poi e torna ritirato indietro. indietro. Vabbè. Io mi sento ridere di continuo perché mi preoccupano in un certo senso. Cioè, non so se porca miseria, se segui lo stream. Tanto qua Eclipse invece con l'Helion è riuscita ad entrare in base del proprio avversario, ad arrassare un po', costretta a produrre un sacco di ling, mentre intanto sta attaccando a tank, però è bloccato da un pezzo e non sta risolvendo questa cosa, sta soltanto risolvendo, ora ha buttato giù tre depot, questo è un po' un Comunque, problema. qui Sarkairox sta ammassando unit in modo importante, sta creando 15.000 observer, due in questo momento, ma che sono bloccati, Però è quindi... super bloccato da quel di... Sì, a 92, gli piace il numero evidentemente. Intanto Cacapuzza... Oh, fa un'allucinazione Cacapuzza, attenzione, va a vedere con questo Oracle se c'è una seconda. Ma in questo caso dovrebbe andare in terza perché Sarkairox gioca un po' alternativo. Dice, bypassiamo la seconda, ma ci mette la terza. Sì, le Void. Oddio, le Void saranno. Scusa, Xenom. Ma Eclipse mi risulta online adesso. Possibile. Sì, li ha rifatto online, era tipo crashata ma ha Attenzione! recuperato, Guarda le è sonde possibile. di Sarkairox in base. Ma che stavano facendo? Incredibile. Vengono Oddio, tesoro unico minerale. miscliccate in modo epico. Sono state portate insieme all'esercito. Io pensavo ad uno Lin, invece. Bah, vabbè. Questa povera base over mega iper saturata, 28 lavoratori su 24 e solo due lavoratori al gas. Addirittura. Prestanza 15 su 24. Non so se hai visto, ma questi Zilot stanno provando ad uscire, quelli di Sarkairox, ma sono bloccati da un altro Zilot in Sì, hold ma ci position. sono. Sì. Infatti, l'unico che riusciva ad uscire sono le sonde tramite il Mineral Walk, ma cioè, si è Incredibile. completamente wallato in base. Pazzesco. Dai, i Comunque. percettori continuano a ad A magrare, sì. aspettare, ad attendere. 1-0 i potenziamenti. A 0-0 per Sarkairox. Cioè, cattivissimo se vince questo game. Cioè, grande. Addirittura due prismi dimensionali. Quindi, insomma, scelta interessante. Intanto in quest'altro game vediamo un Non Eclipse a 4 basi contro un Ronin che è appena adesso a 3, ah. che stava fast staccando probabilmente che stava fast staccando ad ultra, e quindi vediamo a 13 minuti già in produzione le prime ultra Ronin, Aspetta, però non ne potrà avere molte perché ha soltanto 300 di gas, quindi ne avrà una aspetta un sola. secondo perché qui c'è un faro della flotta in arrivo, quindi molto probabilmente anche nave madre per Sarkairox.
Quindi diciamo una composition interessante, poi con la nave madre ancora più forte. Dall'altra parte invece, ma che è qua? Ma Quante soprattutto. allucinazioni ha fatto? Oddio. Si muove avanti con 5 allucinazioni in forma di lance del vuoto. Ma guardate, guardate tutte le Soprattutto unit dopo che sono bloccate andato da questi due zealot. No, vabbè. No, è una hanno deciso di non trollata. spostarsi, hanno deciso che si... No, sostanzialmente Come sempre sta ora. Kairos si prende anche la terza e seconda, se si Sì. No, può. sostanzialmente ora deve aspettare la nave madre. Perché ha fatto il foro della flotta, quindi sicuro quella fa. A meno che non voglia fare Tempest o cose strane. Ma non è detto, potrebbe fare delle Tempest. Ah, dici unit a caso for the win. Tempest adesso, sinceramente. Comunque, continua a warpare unità a Cacapuzza. Che a questo punto, in realtà, lui aveva già vinto il game all'inizio. Perché aveva 10 Zealot e non ha ingaggiato. Ma vabbè. A questo punto, Misteri della penso. ladder. Eh? Misteri della Starcraft, non della ladder. Eclipse intanto sta pushando in seconda con tanti tank e tante Hellbat ed Helion. Ronin sembra in difficoltà perché ha soltanto due mucche e mono praticamente Baneling contro i sei tank di Eclipse che si fanno sentire dietro. Sta prendendo tutta l'armata, siamo 141 supply per Eclipse contro 95 di Ronin, entrambi sono crashati. Ah, sono Anche qui, crashati loro. cattivissime Sakhadox, entrambi sembrano avere dei problemi Sì. di linea. Di linea, Stanno assolutamente. crashando e riprendendosi di continuo. Ma lo so, però il problema è che le Attenzione. LAN sono fatte così qua in Italia, purtroppo. Comunque, diciamo. Attenzione però! Maremma è riuscita comunque a salvarsi, ma una marea di Baneling si sono schiantati sulle Elbate e sono morte. Maledizione, tantissimi danni contro quelle povere Elbat. È stata una strage. Intanto vediamo i due giocatori che sono abbastanza. Sono crashati di Sì, sono nuovo. crashati. Incredibile match. Ok, riprende. Sembra tutto a posto. Speriamo bene. Intanto guardate un fiume in piena di sonde che va dalla quarta alla terza base del giocatore Protoss Sarkairox, che sembra avere la partita in mano. In pugno Anche qui sostanzialmente. Eclipse sta avanzando, non ci sono più ultra mucche da parte del suo avversario, arriva anche un Thor per Eclipse, i 5 tank sono ancora vivi, hanno fatto una marea di uccisioni ciascuno, e quelle Elbat riescono a portarsi a casa anche qualche altra uccisione, però sono state abbastanza sprecate. Attenzione, i tank non sono posizionati, soltanto due sono posizionati, gli altri non c'erano, troppe poche Elbat, però forse Eclipse viene respinta, no? Sì, no, forse no. No, Eclipse riesce a pushare avanti con quel Thor, che riesce a reggere i colpi di qualche blatta e di via dicendo, quindi Eclipse si trova a questo punto in base ai propri avversari da un vantaggio di upgrade. E questa è un po' la telecronaca. Sì. Invece da questa parte cattivissima ha appena caricato 12 Stalker su 3 Warprism diversi, però decide invece di tenerseli in base per future difese. Sarkairox Da invece questa invece generosissimo. Sakhadox di Zero si manda al suicidio, al massacro contro un'altra ondata di Zeroti e cannoni fotonici. Sì, hanno anche la carica quelli di Invece dopo Cacapuzza. questa perdita, altre allucinazioni, stavolta sono Ma colossi, perché così spamma perché si può. allucinazioni? Non capisco. E poi continua con questi Perché rambai non di hai scelto zeloti, gratis adesso? Sarkairox. Oddio, carrier in arrivo! Attenzione, attenzione, carrier in arrivo! Addirittura le carriere. Mio Dio, le carrier in arrivo! Vabbè. Partono intanto anche i War Prism contenenti tutti gli Stalker di cattivissimo. Vediamo se riesce. Comunque. Scusate se vi interrompo, ma Eclipse ha probabilmente vinto il primo game, 148 supply a 68 ed è nella seconda del giocatore Zerg, a questo punto non ha più unit, quindi tanto per dire. Sì. Così per sparare due dati. Ecco che scendono i Stalker.
Vediamo. No, non scendo. Che fa? Ah, beh. Scendono o non scendono? Ok, scendono. Vabbè, ma. Ah no, bell'idea però, perché. Blinkata aggressiva anche. Ottima mossa. Attenzione, deve perdere la carrier per alcun motivo. Oddio. Ha scautato le carrier. Però fa immortal, chiaramente. Oddio, Ah, li ha tolti i Zidol, intanto di tra quelli l'altro. che risultano però ti fanno massacrare a gratis sperando a chissà cosa. Ok, qui il primo game è finito, è in vantaggio Eclipse per 1-0. Intanto di qua. Dio, perché stava focussando il. Vabbè, buona idea, però. Rischia di perdere tutto. Attenzione perché no, deve blinkare via subito, subito. Il giocatore caccapuzza perché arrivano infiniti stalker. Blinka via per l'amor di Dio. Infatti, se ne va. Salvando praticamente tutte le sue unit. Certo che però le carrier Però non le bisogna può dire che ha bloccare. fatto i suoi danni. Sì, ha fatto i suoi danni, ma. No, le carrier ora che hanno, se non sbaglio, hanno già qualche potenziamento, hanno il più uno alla difesa, il più uno all'attacco e più uno allo scudo. Stanno durando tantissimo Mentre questi game cattivissimo. comunque. Abbastanza. E hanno anche la catapulta gravitonica che permette loro di lanciare gli intercettori più velocemente. Sì. Cattivissimo invece ha il 3 allo scudo Protoss e il più 1 alle corazze aeree, sebbene non abbia unità aeree. Non si sa perché l'abbia fatto, però. Boh. Sì, ora prende anche la terza, cattivissimo. Penso che non l'abbia fatto mai in vita sua. Eppure. È un'esperienza del tutto nuovo. Sì. Vuole provare una terza base, ma. Vabbè, noi prendiamo un pochino in giro perché comunque il game è sostanzialmente vinto da Sarkyrox. Ora deve solo aspettare che. Penso che si debba maxare, ecco. Cioè, per attaccare, quindi. Si maxa, poi attacca, Sì, fa nel frattempo direttamente A abbiamo. click, via. Abbiamo anche una Tempest in ricerca perché le carrier non erano abbastanza. Mettiamoci anche qualche Tempest che spara dall'altro lato della mappa. E sì, ormai a questo punto si sta maxando. Siamo già a 195 su 200. Sta andando via Zeroti per liberare sul fly. Per fare qualsiasi danno riesca a fare. È ormai certa la vittoria di Sarkyrox su Cacapuzza. Sì, assolutamente. Non vedo come possa con questi 10 stalker bloccare quell'armata del cielo veramente infermabile attualmente. Non ha nulla, nulla proprio. Cioè ha tantissime sentry, ma guarda qua il numero di sentry è immortal. Perché tutti questi immortal? Vabbè, diciamo una scelta di tech Perché piuttosto. giocare in monobase? La domanda è la stessa. Vabbè, no, beh, questa volta dai, una seconda Comunque 11 mid. mi fa piacere vedere dal vostro streaming che non Sarkyrox non crea gli intercettori all'interno delle carte. Però sta facendo la ricerca della nave madre. E Insomma, non sta ancora creando infinite intercettori, no, allucinazioni. la carte non spara. No, vabbè, dai, una trollata questa epica, dai. Ragazzi, c'è il secondo game tra Eclipse, volete venire di qua? Magari. Stiamo finendo qui. Se danno il GG arriviamo. Ormai dobbiamo finire qui. Aspetta, Se Michele. ci aspettate 2 secondi, tanto mi sa che Infatti. qui il tempo che muoiono questi immortali ed è finita. Arriva pure la nave madre, dai. Però nel frattempo si è lasciato distruggere tutta la seconda base. Sì. Per Benino, da bravo bambino. No, infatti. No, vabbè, dai, io vorrei chiuso in un angolo. Non E dai, warpa più infatti 15 niente, non gli è fa più rimasto. niente. Ecco la nave madre. Gli sono rimasti 15 stalker e il nucleo della nave madre, dai, su.
Attacca, attacca Sarkairox. Sarkairox si muove avanti fiero e va probabilmente a vincere il terzo posto in questa, in questo Etna Comics 2013, per le leghe bronzo argento e silver, sì, bronzo argento, gold e platino. Gold e platino. Ecco che sta direttamente alla terza base che Ma non porta con sé le cose. Se l'ha preso tipo le carrier. Le carrier attaccano da... Mai sentito parlare di Sun Tzu, l'arte della guerra? Bisogna attaccare su due fronti. Certo. Non ha tutti i torti. Chiaramente bisogna sul round, fondamentale. Ora massa stalker ignorante da parte di Cacapuzza che... Ma che fa? Perché non attacca tantissime carrier? Boh, vabbè. Ma perché torna indietro? Cioè, proprio per farci perdere tempo. Oh, vabbè, mio. Dai, voi startate su. Non ci vuol far vedere Eclipse. No, aspetta, sta aspettando 2 minuti. 15 carrier c'ha, cioè, perché non attacca? Noi 31 minuti. Noi 31 minuti che aspettiamo che questo mio game finisca. Tanto c'ha tutte le basi oversature. Quindi, cioè, se dovesse perdere, no, vabbè, questo esercito non si perde. Però se dovesse perderlo, comunque rischia di compromettere seriamente la partita. Anche se comunque ha tantissimi minerali bancari. No, ma che compromette. Attacco vincente. Non ero mica reso conto. Infatti, attacca Sarkairox. 2000. Partono, mi sa. Vabbè, dai. Tra quanto è finita secondo voi? No, partita, 5 minuti massimo. Cioè fa proprio a move sul, a click sul coso. Vabbè, non è un problema, dai. Se fa a move. Comunque io non so se ce la fa. Ha fatto anche la Diamond, ragazzi. Io ne posso più. È da stamattina all'11 siamo qui. Ragazzi. Io capisco, ma io buono. Vabbè, eventualmente magari vediamo di fare i primi game della Diamond e se no... Boh, dopo si sente Urkuhan, sentite, a me per carità, io mi sto anche divertendo, ma... Cavoli, cioè, nel senso... Sì, cioè, a tutto c'è un limite, cioè... Pensate che Vasa casta cioè, detto... così tutte le volte. Vabbè, comunque, deve solamente fare a click... Sì, ma Vasa casta gente un po' differente. Cioè... Sì, per se cattivo, ma dovessi castare White Trash ci starei anche fino alle 2. Cioè, sinceramente, massa Phoenix. Se cattivo, vabbè, qua c'abbiamo Apocalypse. Dopo, no, vabbè, non ha tutto dopo, cioè, sì, dopo c'è, non ha totalmente senso aspettare. Devi solamente fare a click sulla base. Fine. Niente. Ma oltretutto, ha fatto il santuario oscuro. Gli intercettori, il 3-3 all'aereo. Un'altra base, qualsiasi cosa. Ma basta che tu entri. Vabbè, e sta aspettando di essere maxato come fanno tipo i giocatori bronzo silver. Questo fanno i soldi. Pensavo di non vedere più un simil match, invece me lo ritrovo davanti. Massa carrier, mamma mia. Cattivissimo. Comunque la mappa di Star Station dalla sconfitta, davvero. Eclipse non è partita però di CC First, neanche il suo forse, avversario forse, entrambi. Forse si sta muovendo? Forse sì, vediamo un po'. A tantissime carrier. Attenzione a tantissime carrier. Vabbè, GG. Rapido proprio. Dai, GG. Mi hai tirato giù tutto da questo numero impressionante di carrier. Un numero così di carrier si batte solamente con le Viking e il Raven col drone di difesa puntuale. Massa Phoenix suga bestia, guardate. Spappolate voilà. Tutte quelle Phoenix. Mamma mia. Soprattutto anche grazie al fatto al clock dovuto alla nave madre, ma... Sì. Comunque... Non c'è partita per cattivissimo, per cacapuzza.
Sì. No, ma Cacapuzza aveva vinto all'inizio. Non capisco perché non abbia continuato quella pressure con gli Zelotti. Ma stava fregata dei cannoni a terra dritto. Sì, assolutamente, aveva vinto. Infatti. Boh, vabbè. Arrivano anche gli Zilot sulla quarta base di Cacapuzza, che a questo punto è prossimo al GG. Milano già scattato? Sì. E vabbè, noi niente, casteremo probabilmente. Sembra andare di un 1-1-1 contro Ronin, che ha preso la sua espansione e doppio gas in main da parte di Ron, ancora niente tech, vedremo se come prima cercherà di far steccare qualcosa di potente a due basi, poi prendere una terza, se invece cercherà questa volta di prendere prima la terza e poi la propria tech. Tanto Eclipse col suo Reaper va in giro e scouta un po' tutto, dà un po' di fastidio, anche se non più di tanto in quanto la Queen è già giù, e dopo vedremo. GG si è assicurata la sua espansione per Sarkairox. Ci ha messo 38 minuti per vincere un game assolutamente crazy. Quando a cattivissimo gliene bastavano 5. Infatti, vabbè. Comunque, davvero, dopo vedremo. Io non lo so se continuo. Scusate, ma